Aumentare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e allo stesso tempo lavorare a una riorganizzazione del sistema toscano è quanto chiede la CGIL per mettere fine alla spirale di crisi in cui è entrata la sanità. Il finanziamento del governo non è ritenuto adeguato. Più volte il sindacato ha dato il via ad iniziative di piazza per chiedere un impegno maggiore e il prossimo appuntamento è già in calendario per aprile. Questo tema della sanità territoriale, intesa appunto come salute complessiva, per noi è ovviamente una priorità. Per farlo c'è bisogno di risorse e di persone e quindi di assunzioni nel sistema pubblico, perché i sistemi sanitari sono in tanti modi. Noi rivendichiamo il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale rimanga pubblico. Al convegno Quando c'è la salute, che si è svolto a Scandicci al centro Rogers, ha partecipato anche il presidente della Fondazione Gin Benino Cartabellotta. Il progressivo taglio al sistema sanitario ha finito per incartare i servizi, creando diseguaglianza fra i cittadini. Regioni come la Toscana, sempre fra le prime negli indici della Fondazione, sono tra i più penalizzati. Il Servizio Sanitario Regionale della Toscana si colloca ai vertici delle performance, sia in termini di adempimenti di livelli essenziali di assistenza che di altri indicatori ormai da tanti anni. È evidente che in questo momento di sottofinanziamento sono proprio le regioni con le migliori performance, tra cui la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, a soffrire di più, perché mediamente nel centro-sud noi abbiamo avuto una qualità dell'assistenza sempre medio-bassa, quindi oggi proprio in maniera quasi paradossale, in un momento in cui ci sono meno soldi, a soffrire di più sono le regioni che andavano meglio.